Dal 1 al 13 giugno, 150 ragazzi fra gli 11 e i 12 anni disputeranno il Mundianapoli 2015, un torneo di calcio organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione col Comune di Napoli, con la Scuola di Calcio Arci Scampia e con la FIGC. Saranno coinvolte quattro municipalità della periferia cittadina, coi quartieri di Ponticelli, Barra, San Giovanni, Miano, Secondigliano, San Pietro, Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia, Soccavo e Pianura. Mi sembra di ritornare indietro di diversi anni perché assomiglia molto a quello a cui ho partecipato io quando ero ragazzo, che era il torneo dei quartieri, e in questo senso, insomma, i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi tra di loro, di vivere questa esperienza, di farlo con senso dello sport. L'occasione sarà utile per realizzare lavori di manutenzione nelle strutture coinvolte nell'iniziativa. Quattro defibrillatori e materiali sportivi saranno donati alle squadre e alle strutture. La funzione sociale dello sport, del calcio, che parte dalle periferie coinvolgendo ottava, nona municipalità, sesta e settima, attraverso la funzione straordinaria dello sport e del calcio, cercando di mettere insieme questi ragazzini e creando opportunità, soprattutto, come dire, sociali, di gioco, ma soprattutto promuovendo quello che sono questi territori, che sono altro e non sono soltanto violenza. Un'iniziativa bella di solidarietà, di sport, di etica. Poi anche con un ritorno sugli impianti, dai defibrillatori a attività di recupero, di decoro e di funzionalità degli impianti sportivi. Ancora una volta la città che mette insieme risorse pubbliche e private per lo sport della nostra Napoli, con la finale che si terrà il 13 giugno nella sede dell'Arci Scampia nella nostra città. E sul congedo di Benitez da Napoli il sindaco ha così commentato. Ha usato parole molto belle per la città di Napoli, devo dire. Io ho percepito sin dal primo momento di un suo legame forte con Napoli e i napoletani, tanto che ne ha parlato sempre bene sin dal primo momento, al di là della squadra e del calcio. Ha avuto un rapporto vero con Napoli e con la città, e questo per me, che sono il sindaco di Napoli, è un fatto molto importante.